qualsiasi sia l'arte che tu sviluppi, l'arte che porti avanti, l'arte che è la tua passione, sia che tu lo faccia professionalmente, oppure che sia, tra virgolette, un hobby, beh, sappi che quella forma d'arte può essere sicuramente anche fonte di ricerca interiore, di sviluppo del tuo potenziale e perfino di ricerca spirituale. È davvero un peccato non esserne consapevoli, è veramente un peccato non approfittare del fatto che hai in mano una possibile via per migliorarti, per stare meglio, per accedere a una vita migliore, per accedere a conoscenze più ampie su te stessa e sull'universo. È davvero un peccato perdersi questo. È come avere una bellissima macchina, come avere una Ferrari e tenerla in garage o utilizzarla soltanto per fare il giro dell'orticello. Questo in realtà, come tantissime altre cose, in tempi antichi era diverso, cioè c'era questa percezione, nel bene e nel male. Ad esempio, nel Medioevo, quando sono nate le università qui in Europa e in Italia, innanzitutto la prima parte degli studi per tutti era quella che oggi definiamo filosofia, anche se allora chiamata appunto Accademia delle Arti. Tieni conto che insieme a scienze, ad arti, come la geometria, la matematica, l'astronomia, c'era la musica ed era tenuta, era concepita sullo stesso piano delle altre, non come qualcosa di opzionale, non come oggi che la musica è considerata come qualcosa da studiare per chi ha un talento particolare. In quel caso era considerato importante e obbligatorio tanto quanto le altre arti. Per quanto riguarda la danza e più in generale chiamiamola la recitazione, quindi quello che definiamo teatro, siamo in un periodo particolare, la danza, il teatro, l'utilizzo del corpo in un certo modo ho avuto alti e bassi dal punto di vista dell'accettazione da parte dei potenti di quel periodo. Ma tieni conto che nella Grecia antica e nell'India antica ancora prima, il concetto di musicista era molto vicino, se non identico, a quello che oggi diamo al concetto di performer. Un musicista doveva ovviamente conoscere la musica, saper suonare uno strumento musicale, saper cantare, saper danzare e saper recitare poesie. Sempre nella Grecia antica, ma nell'India antica questa cosa è ancora più marcata, la via di questo essere, questo performer, ante litteram, era una via sacra, una via spirituale, era considerato esso stesso un essere sacro, se non addirittura un maestro, se non in certi casi perfino una specie di divinità o semidivinità. Sappi che da un punto di vista anche semplicemente storico o antropologico, chi percorreva la via dell'arte, come ho detto in tantissimi altri video, stava percorrendo una via di ricerca interiore e spirituale. Questo perché la musica, il movimento, l'utilizzo della voce, l'utilizzo delle parole, quando si tratta di declamazione di poesia, ovviamente può significare anche l'utilizzo delle parole in un certo modo, combinate con il tono della voce, con un certo tono della voce, combinate con un certo modo di vibrare, di far vibrare il suono, ma anche di far vibrare il corpo, perché tutto è vibrazione. Tutto questo significa, se fatto in un certo modo, avere accesso alla conoscenza delle leggi che regolano il tuo corpo, la tua voce, la tua mente, ma anche delle leggi che regolano questo universo, perché si può accedere, come puoi vedere tranquillamente all'interno ad esempio di alcune discipline ancora oggi esistenti come lo yoga o come alcune arti marziali, ecco il corpo può andare a creare delle geometrie che sono nient'altro che simboli. Con il corpo si vivono dei simboli. Questo è ancora più evidente nelle arti visive, per cui se vai a prendere ad esempio gli antichi mandala o yantra della tradizione orientale, puoi capire subito come quella forma d'arte sia contemporaneamente, senza nessuna soluzione di continuità, creazione artistica e creazione simbolico-magica e spirituale. Ma al di là di tutto questo, e andando un po' a te stesso, a noi stessi, qui in questo luogo, devi tener conto che in ogni caso portare avanti una disciplina artistica è inevitabilmente un percorso di conoscenza di te stesso. Non sto parlando dell'improvvisarsi artisti creativi così, facendo le cose a caso, io sto parlando del vero, sincero interesse a portare avanti un'arte, il che non significa neanche per forza conformarsi a quelle che sono le scuole accademiche, però non significa neanche ovviamente improvvisarsi e fare così, creativi, senza alcun senso logico. Ti sto parlando di chi con passione, studia, pratica per portare avanti, per migliorarsi in un'arte. Se sei una di queste persone, quindi sai che il solo affrontare i vari ostacoli che ti si pongono davanti è già fonte di crescita. Il bisogno di sviluppare una certa volontà, una certa disciplina, il bisogno di non mollare, di non cadere sotto la trappola della paura, del giudizio degli altri. Ci sono tutta una serie di ostacoli che da soli già ti dovrebbero far intuire come quello un mezzo per te per crescere. Meno evidente, ma altrettanto se non più importante, è il fatto che tu per affinare la tua arte devi assolutamente affinare i tuoi sensi.
sviluppare il tuo modo di guardare le cose, affinare il tuo modo di ascoltare, affinare la tua consapevolezza del corpo. Insomma, devi assolutamente sviluppare una sensibilità sempre maggiore, una capacità di discernimento tra ciò che è armonico, ciò che non lo è, ciò che funziona e ciò che non funziona. È importante che tu colga, se non l'hai già fatto, che se indiscutibilmente sviluppare questa sensibilità ti è utile nella tua arte, lo è altrettanto se lo trasferisci nella vita, lo trasferisci nell'osservare te stesso, nell'osservare gli altri, nell'osservare il mondo che ti circonda. E poi, ad esempio, ti occupi di musica o anche di danza o teatro ancora di più, e quindi hai a che fare anche con lo stare insieme ad altri, con riuscire a seguire il ritmo di altri, riuscire a interagire con altri in maniera armonica, allora ecco che puoi sviluppare questa capacità di ascolto, questa capacità di comunicazione, questa capacità di entrare in un'idea di spirito di gruppo, la capacità di essere empatici, la capacità di connettersi agli altri e riuscire in qualche modo a creare qualcosa che va oltre quello che è la creazione di un singolo individuo, e anche questo lo puoi trasferire in ogni ambito della tua vita, relazionale, familiare, lavorativo. Soprattutto impari a comunicare attraverso la tua arte, a comunicare a un pubblico che ti sta ascoltando, quindi a capire come attrarre l'attenzione di quel pubblico e come trasferire qualcosa, come entrare in uno stato di vera comunicazione. E anche questo, ovviamente, come puoi capire, è altrettanto importante per migliorare te stesso e la tua vita. Ma chiudendo il cerchio, ecco che se tu lo cogli, questo percorso di ricerca artistica, di studio di un'arte, che non può, se veramente ami quell'arte, non continuare per tutta la vita, se lo fai in un certo modo ti può far accedere a qualcosa di ancora più profondo. Perché attraverso lo sviluppo di quella sensibilità, tu arriverai a sviluppare la capacità di imparare, di apprendere quello che anticamente veniva chiamato il linguaggio segreto della vita, della natura. Se impari a cogliere quel linguaggio segreto, se impari a parlare con quel linguaggio segreto, ecco che hai avuto accesso a qualcosa che va molto oltre quello che è la vita ordinaria per le persone, qualcosa che appartiene inevitabilmente al mondo magico e spirituale.